Mancano poco più di 24 ore all'inizio del Tokyo Game Show e alcuni publisher hanno deciso di mostrarci la loro lineup in anteprima. Tra questi c'è Namco Bandai e nella loro sede di Tokyo abbiamo appena potuto provare F1 2014 in versione PlayStation 3. Il gioco, lo ricordiamo, uscirà entro fine anno su All Gen e PC. L'abbiamo potuto provare e abbiamo sostanzialmente visto la modalità Grand Prix, non era possibile iniziare una nuova carriera. Abbiamo potuto testare diversi livelli di difficoltà e di simulazione. Come sempre in quest'ultimo ambito il gioco lascia ampissima scelta. Ricordiamo che tra l'altro gli sviluppatori quest'anno hanno il particolare proposito di rendere il gioco il più possibile accessibile. Infatti è stato introdotto un nuovo livello di difficoltà, il Super Easy, e la carriera che... lo ripetiamo, non abbiamo potuto provare, avrà un livello di difficoltà addirittura adattivo, quindi si farà un giro di prova all'inizio che poi imposterà delle prime impostazioni di difficoltà che andranno ulteriormente a modificarsi nel corso poi della progressione a seconda di come ci comporteremo in pista. Naturalmente a fianco di queste novità ci sono anche tutti i classici livelli di difficoltà e aiuti che è possibile attivare o disattivare. Per quanto riguarda il modello di guida, ci è sembrato un'evoluzione sostanzialmente di quello dell'anno scorso. Come sempre siede un po' a metà tra la simulazione e la voglia di far divertire sostanzialmente, quindi ci sono sempre le licenze che la serie, da quando è nelle mani di Codemasters, sostanzialmente si è presa, soprattutto nei fuoripista piuttosto permissivi e a volte anche nei comportamenti delle macchine non del tutto realistici per quanto riguarda l'aderenza, ma a fianco c'è anche una forte sensazione di realismo e una buona resa per quanto riguarda il peso delle vetture e anche il loro comportamento in pista, anche a seconda delle scuderie che si scelgono. Nel complesso ci è sembrato un buon passo avanti rispetto al titolo dell'anno scorso. Adesso rimane soltanto da provare la modalità carriera, che avrà tra l'altro anche tutte le novità del campionato che sta per cominciare.